Grazie a tutti. Come vedete c'è scritto, questi locali sono stati completati con oblazioni a ricordo della volontaria Elena Bonaldi. Grazie, la ricorderemo. Bene, grazie. Inaugurazione nuovo polo logistico protezione civile e da questa parte Agnone, Isernia nel Molise, emergenza neve nel febbraio 2012. Quindi la suoniamo, si apriranno le porte del magazzino, dentro vi invitiamo alla visita alle 12.30 di sopra per il pranzo, grazie. Ieri un grande evento e una grande soddisfazione per la Croce Blu di Gromo, associazione che da 33 anni è presente sul territorio dell'Alta Valle e offre ai cittadini di tutto questo territorio, ma non solo, i propri servizi socioassistenziali, sanitari e di protezione civile. Proprio in questo contesto che ieri è stata inaugurata una nuova struttura denominata Polo Logistico per la Protezione Civile e due nuovi automezzi. Polo Logistico per la Protezione Civile è un'area di 800 metri quadri dove hanno trovato posto finalmente tutte le attrezzature, i mezzi, le dotazioni che l'associazione ha in uso per quanto riguarda le attività di protezione civile. In questo polo logistico trovano ospitalità anche alcune attrezzature della colonna mobile regionale di ANPAS Lombardia e di Regione Lombardia. I mezzi che abbiamo inaugurato sono due mezzi che abbiamo avuto grazie a un cofinanziamento, uno del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che ci ha consentito l'acquisizione di un mezzo polifunzionale, un autocarro Iveco con la dotazione di una cisterna d'acqua potabile, una centina e un cassone. L'altro mezzo è un Bobcat da lì lavoro dotato di una benna, di una forca per il sollevamento materiali e di una lama spazzaneve. Questi due mezzi vengono a completare chiaramente quelle che sono le attività, le dotazioni di protezione civile per quanto riguarda appunto quelle che sono le varie attività che l'associazione svolge. È un grande risultato che conseguiamo dopo 33 anni di incessante lavoro, operativo 24 ore su 24, è un grande risultato che ci riempie di soddisfazione, ma credo che renda orgogliosa tutta la valle, perché i volontari che sono in questa associazione sono figli delle famiglie dei nostri paesi e quindi questa è un po' l'espressione dell'attività del voltarsi indietro le maniche, del cooperare per darsi una mano, soprattutto di questi tempi la cosa diventa strategica e fondamentale. Sappiamo che i cordoni della borsa economica sono sempre minori, i servizi pubblici calano sempre di più, noi chiaramente abbiamo sempre sposato la filosofia di abitare i territori di montagna, i territori di montagna si abitano se ci sono dei servizi, ci mettiamo a disposizione per questo tipo di filosofia, per questo credo. Quindi grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato indistintamente, tante sono le ditte di privati che hanno dato una mano in lavoro, in materiali, in prestazioni. Ringraziamo la Fondazione della Banca Popolare di Bergamo e ringraziamo anche il BIM che ci ha dato dei contributi. Purtroppo sono restati un po' assenti quelli che sono gli enti comunali e gli enti pubblici locali. Comunque c'è ancora posto, questa struttura ha richiesto un impegno economico ingentissimo, abbiamo fatto anche degli impegni che si protraggono nel tempo, quindi forza e coraggio, nessuno si ritenga escluso, tutti quelli che ci vogliono dare una mano possono ancora farlo. Grazie a tutti.